Ha avuto un epilogo drammatico, per fortuna senza gravi conseguenze per le atlete coinvolte. La quinta tappa del Giro Donne, tutta in territorio piemontese, da Salassa a Ceres. Mentre erano impegnate nell'ultima discesa di giornata, quella di Sant'Ignazio, mentre erano all'inseguimento della tedesca Antonia Niedermayer, la maglia rosa Annemiek van Vleuten e la seconda della generale Elisa Longo-Borghini sono cadute. L'olandese è partita quasi immediatamente. La campionessa tricolore è invece finita dritta in una curva affrontata a grande velocità e a nulla è valsa la vigorosa frenata, la ruota posteriore. Bloccata, è slittata sull'asfalto. Longo-Borghini è finita contro un cumulo di terra e poi nel fossato sottostante. La sua caduta è stata frenata fortunatamente da un albero. L'azzurra è stata soccorsa ma ha impiegato diversi minuti per rimettersi in sella. Van Vleuten ha tagliato in seconda posizione a soli 9 secondi dalla vincitrice Antonia Niedermayer, mentre Elisa Longo-Borghini ha pagato un dazio pesantissimo, giungendo al traguardo ad oltre 7 minuti e mezzo, scortata dalla compagna di squadra Van Aanruijde, la 31enne di Ornavasso. Vincitrice della tappa di lunedì a Borgo Valditaro, presentava evidenti segni sulla spalla destra e anche un taglio al volto, ma è sembrata sorridente mentre tagliava il traguardo. Le radiografie a cui è stata sottoposta in ospedale, a Cirié, hanno escluso fratture al bacino e alla spalla destra. Negativa anche la TAC di controllo al capo, per il protocollo applicato nei casi di trauma cranico. Longo-Borghini resterà in osservazione da parte del medico del team nelle prossime ore. Qualunque decisione sulla sua partenza nella sesta tappa del Giro Donne sarà presa al mattino. In fumo le sue possibilità di vittoria. Ma non è certo questa la cosa più importante del suo sfortunato pomeriggio.